Sirene 1990, ve lo ricordate il film con Bob Hosking, Cher, Winona Ryder e Christina Ricci al suo esordio? È un film che adoro perché veramente esplora tutte le sfaccettature del rapporto tra madre e figlia. C'è una Cher strepitosa, veramente fantastica, poliedrica, spumeggiante. Una mamma molto particolare ed è un film che io consiglio quando madre e figlia hanno bisogno di riprendere il contatto, di entrare di nuovo in relazione, quando c'è bisogno di riconnettersi, di ritrovare un terreno comune tra il rapporto tra la madre e la figlia. Ci sono delle frasi che irritano, che danno molto fastidio alle mamme, frasi che le figlie ripetono spessissimo. Faccio una doverosa premessa, a proposito, non cambia nulla. Poi spiego perché. La prima situazione è questa. Orario di cena. Quante volte chiami tua figlia? È pronto? A tavola? E lei, immancabilmente, cosa ti risponde? Sto arrivando! Arrivo! Con questo tono scocciato. Fastidiosa questa frase. E di solito noi mamme cosa facciamo? Continuiamo a chiamare. E la domanda che ci poniamo è: quando arrivi, vedi di muoverti. Oppure quando siamo in macchina con nostra figlia di fianco e c'è la nostra musica, quella che ci piace tanto. Cosa ci chiede lei? In un modo dolce? No, no. Non possiamo mettere un'altra musica? Oppure cambi? Oppure cambia lei in automatico. E noi cosa facciamo? Ascoltiamo ovviamente la sua musica. Altra situazione, ti è mai capitato mentre sei in cucina o al telefono sentire quei rumori strani? Proprio senti la caduta di un oggetto. Riconosci qual è l'oggetto, cosa che a te interessava e che è stata lei. E lei cosa ti dice? Mamma, non l'ho fatto apposta. E tu ovviamente perdoni e speri che non accada più. L'altra frase che viene spesso ripetuta quando per esempio un compito in classe va male, un'interrogazione è andata male. Lei cosa ti dice? Non è colpa mia. Non è mai colpa sua. Ma il fatto è che ci crediamo. Credo che questa frase sia quella che fa più male allo stomaco, è come ricevere dei pugni dall'incredibile Hulk, te lo ricordi? Mi riallaccio alla doverosa premessa, non cambia nulla, è vero, non cambia nulla perché si continuano a ripetere le stesse frasi, perché non è colpa mia, non l'ho fatto apposta, sto arrivando e dai, cambia quella musica. Secondo me continueranno a dirlo sempre. Forse l'unica soluzione triste, drammatica, necessaria è arrivare un bel giorno, prendere la decisione definitiva e dirle: tesoro mio, ma quanto ti adoro!